Teresa, siamo davanti alla Prefettura di Salerno. Come dicevi, si è appena concluso questo importante incontro sull'ordine pubblico. Abbiamo il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, che è con noi, al quale subito chiediamo quanti uomini verranno impegnati in questa operazione di controllo e, diciamo, su tutto il territorio provinciale. Certo, noi abbiamo in campo più di 1.000 uomini per controllare tutti, diciamo, il rispetto di quelle che sono le normative che ci giungono sia dal livello nazionale che da quello regionale. C'è il massimo impegno, mi è stato confermato nella seduta di stamane il perfetto coordinamento che c'è tra le varie forze in campo, è impegnata in maniera particolare anche l'ASL nei vari controlli praticamente, che vengono svolti insieme sia alle polizie municipali che alle forze di polizia statuale. Abbiamo visto che i controlli appunto con l'ASL vengono fatti in stazione soprattutto. I maggiori arrivi sono stati questi in queste ore. Come è andata? Ancora continuano ad arrivare passeggeri dal nord, ma sono molto rigidi i controlli. Sì, sono controlli estremamente attenti, nella verifica praticamente della temperatura, nella verifica anche della veridicità praticamente delle autodichiarazioni. Tutti i cittadini devono condurre con sé un'autocertificazione per dimostrare praticamente quello che, diciamo, il motivo per cui si stanno spostando. Abbiamo controlli sia alla stazione, anche in autostrada è partito il sistema dei controlli ed anche presso i pullman che arrivano praticamente dalle altre regioni d'Italia. Quindi c'è perfetta intesa su questo punto. Ecco, quindi come potete capire, come ci ha detto appunto il prefetto, c'è la massima attenzione a che vengano rispettate le misure di sicurezza anti-Covid. La linea può quindi tornare allo studio. Ringraziamo il prefetto.